Questa è la guida per passare con il nostro iPhone 2G da un qualsiasi firmware al 2.1. Le cose che ci servono sono il PwnEdge Tool 2.1, il file del firmware per l'iPhone 2.1 e probabilmente ci vorranno anche i bootloader che noi teniamo qui sulla scrivania. Lanciamo PwnEdge Tool. Ok, diamo ok alla finestrina, passiamo in modalità avanzata e selezioniamo iPhone e poi clicchiamo avanti. Automaticamente cercherà il nostro firmware, in questo caso lo abbiamo sul desktop e lo troverà. Eccolo, selezioniamo e andiamo avanti. Adesso ci portiamo nelle impostazioni globali. Attiva anche l'aggiornamento della baseband, poi tutto di default. Questa è la partizione in cui andranno installate le applicazioni di Cydia Installer 500 MB, tutto il resto sarà per le applicazioni di App Store. Noi possiamo a piacimento muoverci, ma lasciamo, scriviamo perché se no non ce la facciamo. Di default, come ci dice lui, questo lasciamo di default. Adesso qui sono le impostazioni di Cydia dove possiamo mettere anche delle applicazioni già precaricate sull'iPhone oppure aggiungere delle sorgenti oltre a quelle standard incluse. Noi lo lasciamo così, ma voi fate come preferite. Qui possiamo decidere se installare sia Cydia che Installer. In questo caso è una beta ancora e noi lo lasciamo così. Poi qui c'è la scelta dei loghi. A me piacciono quelli originali, in alternativa ci sono questi oppure quelli che possiamo trovare nelle nostre foto personali. Ok, adesso siamo pronti per creare il custom firmware. Lo nominiamo, lo salviamo sulla scrivania, lo nominiamo personalizzato 1. Registra e il processo comincerà a creare il nostro custom firmware. È un'operazione che richiede qualche minuto, in cui ci verrà anche chiesta la password di ingresso. Ok, una volta finito, il PwnEdge Tool ci chiederà se il nostro iPhone è mai stato pwnato prima d'ora. Qualsiasi cosa, qualsiasi sia la vera risposta, noi andremo a cliccare comunque no, positivo. Quindi noi andiamo a spengere l'iPhone. Appena spento, PwnEdge Tool se ne accorgerà e ci indicherà in modo per metterlo in modalità di ripristino. Ci vuole un attimo di pazienza che iPhone si spenga. Ok, adesso, seguendo le istruzioni, lo stiamo mettendo in modalità. Eccolo qua. iTunes ha rilevato un iPhone in modalità di recupero. Devi ripristinare iPhone prima di usarlo con iTunes. Noi premiamo OK. E poi, mi raccomando, questo è fondamentale. Tenendo premuto Alt sulla tastiera del nostro Mac, andiamo a cliccare Ripristina. Perfetto, adesso abbiamo la possibilità di scegliere il nostro custom firmware, che prima abbiamo rinominato in ripristino personalizzato 1.ipsw. Facciamo apri e il processo comincia. Mi raccomando, è necessario che voi facciate un backup prima di fare questa procedura, un backup con iTunes, in modo da salvaguardare i vostri contatti, le vostre applicazioni e tutto quello che avete sul vostro iPhone. Se non volete usare iTunes, le alternative sono molte per effettuare i backup. Ecco, adesso l'iPhone si sta per ripristinare, la procedura richiede qualche minuto.
Una volta finito, il nostro iPhone è pronto all'utilizzo in tutte le sue funzioni, sbloccato. Grazie a tutti.